È un privilegio essere qui e quindi ringrazio gli organizzatori, lei di queste parole così generose e amichevoli e tutti voi naturalmente. Il pianeta errante. Ecco, io partirei da una constatazione sin troppo ovvia, se si può dire così, che tutti noi umani abitiamo un pianeta. Siamo abitanti di un pianeta, chi non lo sa? Ormai quasi tutti gli uomini sulla Terra lo sanno, non proprio tutti, ma quasi tutti sì. Diciamo che è un dato acquisito. Siamo abitanti di un pianeta, ma cosa significa? Ecco, io credo che non si possa saltare subito senza porre questa domanda. Cosa significa abitare un pianeta? Pianeta è una parola che viene dalla lingua greca, planetes asteres, dicevano i greci, cioè gli astri vaganti, gli astri vagabondi, che vanno errando, anche in un senso di errore, non soltanto di disordine, di movimento irregolare. Aristotele, per esempio, usava il termine in questa forma anche. Pianeti sono corpi celesti di instabile dimora. Noi siamo abitatori di una instabile dimora. Lo sappiamo. Ne abbiamo preso davvero coscienza. Ci siamo abituati a questa idea e siamo all'altezza di questa idea. Siamo capaci di pensare che noi abitiamo un errore, un errare, in tutti i sensi della parola. Ecco, niente è più, come dire, significativo per noi se adesso rievochiamo, io lo farò con pochi tratti perché parlerò di cose che tutti conoscono bene, se rievochiamo come si vedevano gli abitatori della terra nel mondo antico. Per esempio, sino all'età di Dante. Dante non pensava assolutamente di essere abitatore di un pianeta. Dante pensava di essere abitatore del centro dell'universo, di un punto stabile, di una episteme, di qualcosa di assolutamente finalizzato dalla volontà di Dio. E intorno a questo centro immobile la cultura di Dante, e non solo la sua, naturalmente, da secoli pensava una circonvoluzione di grandi sfere cristalline sulle quali erano incastrati i pianeti, Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove, Saturno, le stelle fisse, l'Empireo, e là in cima lui, il Creatore, e al centro della Terra l'uomo, finalità ultima della creazione divina, e nella terra stessa l'inferno, che era il punto opposito, diciamo così, al cielo, ma attraverso la terra, rovesciando il cammino, come fa Dante con Virgilio, la montagna del purgatorio, e poi il ritorno al cielo. Ecco, non c'è niente di più razionale, capite? Non c'è niente di più globale di questa visione grandiosa, bellissima, meravigliosa. Una visione che unisce scienza, filosofia, cosmologia, geografia, psicologia, etica, morale, politica, un cosmo perfetto. Ricordo che i nemici di Galileo, gli scolastici, i maestri scolastici, i gesuiti, accusavano la nuova scienza galileiana di una cosa che a noi oggi stupirebbe, ma che allora era comune, la accusavano di essere irrazionale. Avevano ragione. A suo modo era irrazionale. Non si iscriveva più in quell'ordinato cosmo della tradizione in cui si abitava un punto fisso di fermo consiglio voluto da Dio nel sempiterno tempo e nello spazio finito del nostro destino. Ecco, bisogna pensare come riferimento questo mondo dal quale viene la modernità per apprezzare ovviamente due cose. La prima, la più ovvia, la seconda forse meno. La prima è
la grandiosità della rivoluzione copernicana, la grandiosità di un pensiero che svelle la terra da questa sua immobilità al centro del mondo e la proietta. La parola proietta è proprio giusta in questo caso, no? Anche Galileo studiava i proiettili, e la proietta nell'universo, nello spazio, intorno al Sole, capovolgendo millenni e millenni e soprattutto andando in rotta di collisione col nostro senso comune che dice, ma insomma la Terra è ferma, il Sole gira. No. Questo fu certamente un gesto straordinario di cui tutto il mondo precedente non fu capace, tranne, come si sa, le ipotesi pitagoriche di Filolao, ma che restarono quello che erano all'inizio, cioè delle ipotesi. Questo fu certamente un capovolgimento dal quale noi veniamo e che non può essere limitatamente imparato a scuola nell'ora di scienza naturale, capite? Questo lo ripeterò più volte stasera. Non può essere confinato là in un sapere specialistico che dice vabbè adesso ragazzi vi spiego come vanno le cose, c'è la Luna è un pianeta della Terra, la Terra è un pianeta. No, allora successe l'ira di Dio. E ancora succede, e deve succedere che noi lo ripensiamo, lo comprendiamo, ce ne poniamo all'altezza vera, siamo abitatori di un pianeta, cioè, come dicevo prima, di una instabile dimora che è diventata da Copernico in poi il nostro destino e la nostra verità. Ecco, chi ha capito tutto questo, era la seconda testimonianza che volevo portare, è un grande filosofo. È Giordano Bruno. Giordano Bruno ha capito molto altro rispetto a Copernico. Copernico ha avuto il merito della invenzione scientifica, ma Bruno ha avuto il merito del ripensamento filosofico e quindi del primo grandioso tentativo di ricostruire un cosmo. L'inversione dei rapporti dal geocentrismo all'eliocentrismo non è soltanto una questione tecnica, conviene pensare così, all'inizio si voleva risolverla in questo modo per non andare incontro a dei guai, no? Con la Chiesa, eccetera, ma diceva, conviene fare gli studi astronomici pensando, no, Keplero dirà, guardate che non è così, Copernico pensava che realmente le cose stiano così, che si era aperta una nuova età della Terra, una nuova età del Sistema Solare, ma questo voleva dire una nuova età della nostra vita sulla Terra, della nostra cultura, della nostra civiltà, della nostra mente, del nostro cuore. E chi ha saputo comprendere tutto questo primo fra tutti è certamente Bruno, ereditato poi da Spinoza, di cui sta parlando oggi pomeriggio mio amico e collega, e ci dicevamo adesso a Fahrenheit, è tutto lì, cosa vuol dire Deus sive natura? Già, è tutto lì. Ma allora consentitemi pochi minuti di leggere un passo di Bruno, dove Bruno, nella Cena delle Ceneri, siamo nel 1584 a Londra, dove Bruno nella Cena delle Ceneri con il suo linguaggio straordinario, è un linguaggio che è un po' difficile per il nostro orecchio, ma che ha conservato una grande forza, una grande potenza, celebra Copernico. Perché? Dice così. Ora, ecco colui che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglia delle prime, ottave, none, decime ed altre che vi s'avessero potuto aggiungere sfere, le famose sfere cristalline che sono state mandate, diciamo così, fuori dalla storia, fuori dalla realtà. Non ci sono più. Le sfere cristalline sono tramontate per sempre. Le ha distrutte Copernico, che ha varcato l'aria, ha aperto i cieli. Così, al cospetto di ogni senso e di ogni ragione, con la chiave della solertissima inquisizione, aperti quei chiostri della verità che da noi aprir si posseano, nudata la ricoperta e velata natura. La ricoperta e velata natura è la natura degli aristotelici, è la natura dei tolemaici,
riscoperta nella sua nuda verità, nella verità dei suoi chiostri di verità, come sempre meglio capiremo. Illuminati, donati gli occhi alle talpe, illuminati ciechi, che non possiamo fissare gli occhi a mirare l'immagine sua, l'immagine della natura, in tanti specchi che da ogni lato gli si apponono. Questo è bellissimo. La natura è una e la natura è tanti. Perché la natura noi la guardiamo in tutti questi innumerevoli specchi che sono le innumerevoli stelle, questi chiostri della verità, che sono l'infinito che precipita nella coscienza umana, nel sapere umano. La natura è questa infinita forza che si moltiplica all'infinito, questa infinita causa che dà luogo, dice Bruno, ad infiniti effetti. E noi ne siamo uno soltanto. Non il centro, non la conclusione, non la morta stasi. Noi siamo in cammino con tutte queste verità, con tutti questi chiostri della verità. Ecco, questa visione di Copernico rende tutte queste stelle, tutti questi mondi presenti non meno che se noi fossimo abitatori del Sole, della Luna e di altri nominati astri. Egli dimostra quanto siano simili, maggiori, peggiori, dissimili quei corpi che veggiamo lontano a quello che ne è appresso. E qui veniamo al nostro tema, il pianeta, a quello che ne è appresso e a cui siamo uniti, e ne apre gli occhi a vedere questo nume, questo Dio, questa divinità che è la Terra per Bruno, questa nostra madre che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce dopo averne prodotti dal suo grembo, al quale di nuovo sempre ne riaccoglie, e non pensare oltre a lei essere un corpo senza alma e senza vita. Tutti i corpi della natura sono alma e vita. A questo modo sappiamo che se noi fossimo nella Luna o in altre stelle non saremmo in luogo molto dissimile da questo. E questo andava in contrasto con tutta la cosmologia del passato, no? Tutta la cosmologia che concepiva i cieli come perfetti nella loro cristallina entità. No, sono fatti come la Terra, e la Terra è però un nume, è una vita vivente in perenne movimento. E qui la sua parola diventa quasi poetica. Così conosciamo tante stelle, tanti astri, tanti numi che sono quelle tante centinaia di migliaia che assistono al ministero, il ministero della natura tutta, e contemplazione del primo universale infinito ed eterno efficiente. Non è più imprigionata la nostra ragione coi ceppi dei fantastici mobili e motori. Conosciamo che non v'è che un cielo, un'eterea, regione immensa, dove questi magnifici lumi servono le proprie distanze per comodità della partecipazione e della perpetua vita, dove tutti i corpi celesti servono le loro distanze, si rispecchiano gli uni con gli altri in una tensione dinamica continua per la perpetuità della vita che li attraversa e che in essi si manifesta. Questi fiammeggianti corpi sono quegli ambasciatori che annunziano l'eccellenza della gloria e maestà di Dio. Così siamo promossi a scoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore. E abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesimi siamo dentro a noi. Non meno che gli coltori degli altri mondi non la denno cercare appresso di noi, l'avendo anch'essi appresso e dentro di sé, atteso che, dal momento che, non è più luna, cielo a noi, che noi alla luna. Ecco, voi pensate che nelle facoltà di scienze si leggano queste pagine? Lascio la domanda, perché può darsi anche che da qualche parte si leggano, per carità. Però non producono l'effetto che dovrebbero nascere da questi pensieri, cioè dalla necessità di portare la nostra umana consapevolezza
al livello del rovesciamento totale che si è verificato nell'età moderna, nella cosiddetta età moderna, dell'umanità nuova che si annuncia quando l'immobile terra degli antichi si mette in movimento, comincia a rivelarsi come pianeta, cioè in cammino nei cieli, e sempre di più, no? Prima entro il sistema solare, poi il sistema solare dentro la galassia, oggi le galassie tutte quante in corsa verso l'infinito, nell'infinito, in una specie di esplosione primordiale, no? Come sappiamo, come ci spiegano gli scienziati. Ma vedete, quello che non si ricorda non è questo, questo va bene, quello che non si ricorda è che il copernicanesimo bruniano, nella interpretazione di Bruno, non inaugura soltanto il movimento astronomico della Terra, come una nozione puramente materiale, diciamo così, puramente tecnica. No, inaugura un mutamento totale, un movimento totale dentro la Terra e della Terra. Ma noi li teniamo separati a scuola. Dice, ma quella è la lezione di geografia, oppure questa è la lezione di antropologia. No, li dobbiamo riunificare un'altra volta insieme, dobbiamo vederli tutti insieme. Adesso ve li discorro, come dice Bruno col suo linguaggio, ve li esemplifico uno dopo l'altro rapidamente. Allora vedrete disegnarsi come un grande affresco, che è la nostra cultura, quella che ci ha generato così come siamo, uomini moderni. Perché si scopriva proprio nel tempo di Bruno e anche prima di Bruno, in quella fase decisiva tra il 4 e il 500, insomma, si scopriva che l'infinito errare non circondava soltanto la Terra, non era soltanto l'infinita, come dire, l'infinito destino dei pianeti. No, la penetrava la Terra in ogni sua parte. Perché chi ha letto Bruno sa bene che sono due i profeti che egli invoca, da una parte Copernico, dall'altra Colombo, il primo astronauta della Terra, colui che ha scoperto che c'erano altri uomini, altre culture, altri mondi, altre storie, altre vicende infinite. Comincia il grande movimento eccentrico dell'Europa verso il resto del pianeta, che non è certo finita, o anzi oggi forse sta toccando una delle sue vette. Da allora sempre più, come la Terra incontrava gli altri pianeti, gli umani incontravano gli altri umani, le culture incontravano le altre culture e scoprivano le provenienze ancestrali delle loro storie. Dall'astronomia il movimento si estendeva alla geografia, dalla geografia si estendeva alla etnologia, come vedremo fra breve. Le caravelle di Colombo avevano aperto la via, assieme ad esse, prima e dopo e durante, le grandi caravelle portoghesi ispezionavano tutto il mondo oggi conosciuto, e poi le caravelle olandesi, e poi quelle inglesi. Cominciava quella unità a camminare, quella unità globale del pianeta che si è costruita lì, non c'era prima. Quando Marco Polo andava in Oriente non c'era questa visione delle cose, quando i veneziani andavano in Oriente andavano partendo dal Mediterraneo e considerandosi come la Terra era il centro del mondo, il Mediterraneo era il centro della storia, e da questo momento non è più il centro della storia, comincia a impallidire. E Montesquieu, come non ricordare Montesquieu, la presenza delle altre culture è il primo dubbio che assale un europeo. Ma siamo così sicuri di essere noi più civili? Di essere più avanti, come si dice? In che senso più avanti? Ecco, anche qui, tutto in movimento, ma vi ricordo, i primi antropologi e etnologi della nostra storia, non li ricorda quasi più nessuno, sono gli ideologhi. Sono gli ideologi francesi del primo Ottocento, fine Settecento, che vengono dalla Rivoluzione francese. Napoleone non li ama molto. Destude Tracy. Sono i primi giovani esploratori dell'umano. Mentre la Terra è stata sparata nell'infinito, l'uomo è sparato nell'uomo, nell'infinità dell'uomo. I giovani ideologi
membri di quella che si chiamò allora la Società degli Osservatori dell'Uomo. Pensate che bello, eh? A Parigi viene fondata la Società degli Osservatori dell'Uomo, che erano uomini essi stessi naturalmente, partivano avendo nello zaino il trattato di De Gérandot, di Joseph Marie de Gérandot, dell'arte dei segni e dell'arte del pensare, primo semiologo del mondo, nessuno se lo ricorda più, ma è formidabile questo trattato. Andavano per comunicare con gli altri esseri umani, non si poteva partire dal linguaggio, si partiva dai segni, perché nei segni sta il pensiero, prima ancora che nelle parole. Eccoli che si gettano alla rinfusa su tutte le culture, su tutti i nuovi mari, le nuove terre. Ma la storia dell'uomo va contemporaneamente con la storia della natura, quella natura eterna degli antichi, che era nata dalle mani di Dio così come la vediamo oggi, che aveva esattamente gli stessi animali che vediamo oggi. No, no, questa favola finisce. Anche qui si apre un varco infinito, si comincia a capire che anche la storia riguarda la natura, che anche la natura riguarda la storia. E qui come non ricordare ovviamente Buffon? Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon, 1707-1788, autore della Histoire naturelle, 36 volumi di Histoire naturelle, 1749 et ultra, è il primo, che dice: ma la natura è storica. Eh già, non solo l'uomo. Non c'è una natura, come si pensa ancora oggi, con un cartesianesimo colpevole. Colpevole perché siamo più grandi di questo, siamo in grado di fare questo passo, da gran tempo lo dobbiamo fare. Non c'è fuori la natura oggettiva delle cose. E poi c'è l'uomo che ci fa sopra delle fantasie. No, le due cose sono lo stesso movimento. Come si muove il pianeta, si muove la storia dell'uomo, si muove la storia della Terra, viene fuori un Buffon che articola i suoi 36 volumi così: storia e teoria della Terra. Teoria vuol dire visione di come si formano le rocce, i pianeti, i mari e così via. Storia dell'uomo. I quadrupedi, gli uccelli, i minerali, i fossili, segni del passato, come libri della natura, stratificazioni rocciose, e poi i 7 famosi volumi dei supplementi, e soprattutto il quinto. Col quinto succede una cosa straordinaria, si intitola Epoche della natura. È già, la natura ha delle epoche, cambia, vive, è proiettata nell'infinito, se noi non la facciamo esplodere. Epoche della natura. E Buffon dice, beh, insomma, su per giù l'età della Terra sarà di 100.000 anni e lo sviluppo dell'umanità si può calcolare sui 30 secoli. Apriti cielo. La storia della Terra, siamo alla metà del Settecento, anzi un po' più in là, 1778 il quinto volume, la storia della Terra era 6.000 anni. Oggi fa ridere, no? Bisogna ricordarle queste cose. La storia della Terra era 6.000 anni, perché la Bibbia diceva così, e Dante pensava così, ma non c'è colpa in questo. Fa parte anche questo della storia, no? Anche questo è un continuo divenire di grandezze e di miserie, di infinito e di finito. Già, però al tempo di Buffon non si poteva venire fuori a dire che la Terra aveva 100.000 anni senza passare dei guai seri. E infatti Buffon dovette fare come Galileo, dovette dire no, scusate, mi sono sbagliato, no, sono 6.000, ho fatto male i conti. Oggi noi sorridiamo perché assegniamo alla Terra milioni di anni, miliardi. Beh, Buffon però aprì la strada a Charles Lyell, il primo che studiò geologicamente il pianeta e che disse: quello che vedete è l'effetto di una battaglia che si è combattuta milioni di anni fa sulla crosta terrestre, nei mari, dai vulcani. E di lì è venuto fuori Darwin. E già Darwin è un discepolo di Buffon. Quindi anche l'uomo ha una sua storia sterminata. La vita vivente sulla Terra ha una sua storia sterminata. E Kant, il giovane Kant, che nel 1755 pubblica una aurea operetta che si intitola
storia generale della natura, sentite com'è bello, eh? Storia generale della natura e teoria dei cieli e visione dei cieli, ed esprime lì quella famosa ipotesi che poi si chiamerà di Kant-Laplace, perché venne ripresa dopo di lui da Laplace, che con una esplosione originaria tentava di spiegare in maniera puramente meccanica la formazione di tutti i corpi del sistema solare, che era un'anticipazione, diciamo così, in vitro, in piccolo, di quella che oggi potremmo chiamare la teoria del Big Bang. La Terra ha una storia, questo mondo ha una storia, la società umana ha una storia. E qui, come non ricordare il marchese di Condorcet, che durante la Rivoluzione francese, di cui come si sa fu vittima, pubblicò quella, o scrisse quella esquisse, quello breve abbozzo, breve quadro storico dei progressi dello spirito umano, dove diceva una cosa che è quella che io stasera mi sto sgolando per riuscire a trovare le parole per farla arrivare a voi, che c'è una sola legge che governa la natura e la storia umana, che non sono due, perché l'evoluzione della natura è insieme evoluzione della cultura, che la pensa, la interpreta, che dice, ah, ma allora siamo abitanti di un pianeta, e che nello stesso tempo, ovviamente, la cultura, la storia dell'uomo, la società, non possono che ripetersi da questo evento misterioso, unico, ineffabile, che è la vita dell'universo, quella di cui parlava Bruno, quella di cui parlava Bruno. Sono il medesimo destino. E naturalmente Condorcet si chiedeva quale sarebbe stato il futuro dell'uomo che aveva preso coscienza di tutto ciò, e ce lo chiediamo ancora oggi. Vi leggo le tre speranze, scrive in questo esquisse, in questo abbozzo, scrive: le nostre speranze sullo stato futuro della specie umana possono ridursi a tre punti importanti. Uno, la distruzione della disuguaglianza tra le nazioni. Hai detto niente. Due, i progressi dell'uguaglianza in seno ad uno stesso popolo. Tre, il reale perfezionamento dell'uomo. Il reale perfezionamento. Ma che cos'è il reale perfezionamento dell'uomo? Ecco qui, dopo queste testimonianze, vi dicevo, è un quadro che io cerco di dipingere davanti ai vostri occhi con brevi tocchi. Proviamo a ricapitolare un po' la situazione. Sostanzialmente abbiamo detto, noi siamo figli di una grandiosa rivoluzione della natura e della cultura, dove non possiamo nominare l'una senza tirare in ballo anche l'altra, perché siamo figli di questa natura, ma la natura di cui parliamo è figlia della nostra cultura. Noi abbiamo sperimentato il decentramento dell'uomo dal centro del mondo. Un episodio grandioso che nessuna altra cultura ha sperimentato prima di noi e che è diventato nozione comune, che è troppo poco, che è davvero troppo poco. Poi noi abbiamo sperimentato il decentramento dell'uomo dall'unità della vita, cioè da Copernico siamo passati a Darwin. Noi siamo una forma di vita, ma non è stato scritto da nessuna parte che la vitalità universale dovesse necessariamente produrre l'uomo. Ha prodotto anche l'uomo, il quale racconta peraltro questa storia. E quindi racconta la storia di come lui stesso è diventato prodotto di una vivente infinità di metamorfosi. E infine, e questa è la cosa più difficile per noi ancora oggi, ancora le prime due sono difficili. La prima perché l'abbiamo relegata in pure nozioni astratte. Ah sì, è così, siamo noi che giriamo? Non ci avevo mai pensato. Senza conseguenze. La seconda perché ancora ci sono opposizioni a considerare l'unità della vita e dei viventi, nonostante tutte le evidenze scientifiche che si possono mettere sotto gli occhi. La terza perché sulla terza ancora ci combattiamo, che non c'è una unità di direzione della civiltà umana. Ecco, questo
Questo il marchese di Condorcet non lo pensava. Era un illuminista francese convinto che il progresso fossero la Francia, lo dice espressamente, la Francia e le nazioni angloamericane. Beh, noi oggi cominciamo a non pensare più così. Anche questa unità si è sbriciolata. Anche qui ci troviamo proiettati in una casa instabile, planetaria anche in questo senso. Quindi un'umanità totalmente planetaria è una età che accetta di errare nello spazio e nel tempo, che accetta che l'esperienza della verità è la stessa cosa dell'esperienza del suo errare, del suo continuo trasformarsi, modificarsi, affrontare l'avventura del futuro in una metamorfosi che è la vita stessa. Questo significa essere abitatori di un pianeta. Avere questa coscienza, questa cultura, questa visione delle cose. E parafrasando un detto famoso di Cavour, no, che diceva, beh, adesso l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani. Sa il cielo se aveva ragione. Ecco, noi a nostra volta potremmo dire, beh, la visione copernicana del mondo è fatta e strafatta, e chi oserebbe più oggi essere tolemaico? Sarebbe in contrasto con la storia della sua vita, con quello che lui è come vivente presenza. La teoria copernicana è fatta, ma i copernicani no. I copernicani non sono fatti per niente. Abbiamo da camminare ancora moltissimo per diventare davvero copernicani. Vi ricordo la testimonianza di un grande antropologo come Claude Lévi-Strauss, che ben 60 anni fa, ma in queste cose i decenni sono poca cosa, in un saggio bellissimo che si intitolava Razza e Storia, argomentava e stabiliva questi dati fondamentali che dovrebbero essere di comune accezione e di comune comprensione. Primo, che non esiste un progresso unidirezionale della civiltà. Tutto dipende dall'unità di misura che voi prendete. Se prendete l'unità di misura della quantità di energia pro capite, beh, non c'è dubbio che la nostra cultura le stermina tutte. Cioè, noi siamo i più bravi nella quantità di energia pro capite, dall'ascensore all'automobile, all'aeroplano, eccetera, eccetera, questo strumento qui che sto usando. Noi abbiamo la quantità di energia più straordinaria al nostro servizio che mai umanità abbia avuto, ma questo è un parametro, non è il solo per stabilire quello che diceva appunto il nostro Esquisse, il perfezionamento dell'uomo. Saremo più perfetti quanto più energia avremo? Non pare proprio, non pare proprio, è importante naturalmente questo. Ma non è l'unico parametro per stabilire la direzione della civiltà. E aggiungeva, poi faremo degli esempi che sono molto carini, e aggiungeva, non esistono, badate, popoli senza storia. Noi pensiamo di essere gli unici che hanno coscienza storica. No, ovunque, scrive questa bellissima frase, ovunque gli uomini hanno amato, odiato, hanno inventato, combattuto, sofferto, non esistono popoli bambini. Tutti sono adulti, anche quelli che non hanno tenuto il diario della loro infanzia e adolescenza. C'è una epopea umana comune, per usare un'espressione di Emanuele Anati. E d'altra parte però il progresso non è né necessario né continuo. È un problema, è una sfida. Procede a salti, procede a balzi, procede, come direbbero i biologi, scrive Lévi-Strauss, per mutazione. Progresso, ecco, questa è una frase che io vorrei venisse ricordata di questo nostro incontro. Progresso non è andare sempre più lontani nella stessa direzione. Non è andare sempre più lontani nella stessa direzione. Aumentare il PIL tutti gli anni. Non è questo il progresso. Questo è casomai un parametro. Nel progresso bisogna ragionare come si ragiona col cavallo nel gioco degli scacchi, dice Lévi-Strauss, che, come sapete, fa due passi avanti e uno di lato, oppure un passo indietro e due di lato, oppure due passi indietro e uno di lato. E quello che si guadagna da una parte si perde dall'altra.
E dobbiamo essere consapevoli di questa visione duttile, mai stabile del progresso. C'è stato progresso su questo piano, ma qual è il costo? Quali sono gli aspetti negativi? Quali sono i passi indietro? Gli esempi che fa Lévi-Strauss per mostrare che non esiste un solo modo per valutare il perfezionamento dell'uomo, la civiltà, il progresso. Gli esempi sono sterminati, io qui ne ho registrati solo alcuni. Dice per esempio: vi ricordo il tesoro di conoscenze e di tecniche che hanno elaborato gli eschimesi e i beduini rispetto all'ambiente, cose che noi non ci sogniamo nemmeno. Gli orientali rispetto alla conoscenza e all'uso non delle macchine ma dello stesso corpo umano. I polinesiani, io aggiungerei anche gli olandesi, no, per l'agricoltura senza terra. Gli australiani per l'organizzazione della famiglia e dei sistemi di parentela. E scrive: il modo in cui gli indiani hawaiani utilizzavano le risorse naturali di cui disponevano era completo, o quasi, molto più completo comunque di quello praticato nell'era commerciale attuale, che sfrutta senza pietà quel po' di prodotti che procurano lì per lì un tornaconto finanziario e trascura, anzi spesso distrugge, tutto il resto. E ancora, qui sto leggendo da Il pensiero selvaggio, forse il capolavoro di Lévi-Strauss del 1962, gli indiani di una desertica regione della California meridionale, dove oggi sopravvivono a stento solo poche famiglie di bianchi, vivevano una volta nell'abbondanza. Migliaia di indiani non arrivavano ad esaurire le risorse naturali, ma in quella terra apparentemente diseredata essi conoscevano non meno di 60 piante alimentari e altre 28 dalle proprietà narcotiche, stimolanti o medicinali. Un solo informatore seminole identifica 250 specie e varietà vegetali. Gli Hopi ne identificano 350, più di 500 in Navajo. Gli indiani del Messico del Nord hanno un nome per ogni specie di conifera, con differenze così sottili che nessun bianco saprebbe scorgerle. Ecco, vedete. Quello che dicevamo prima, la storia della loro terra fa uno con la storia della loro cultura, con la storia di come essi hanno saputo lavorarla, osservarla, gli osservatori dell'uomo, gli osservatori della natura, e quella lì, quella natura, che oggi noi invece guardiamo e diciamo, beh, qui si muore di fame, non c'è niente, c'è solo il deserto. Noi abbiamo desertificato nella nostra mente, prima che nei fatti, quelle terre che abbiamo assimilato ad un'altra cultura che ha degli aspetti molto preoccupanti. E diceva Lévi-Strauss, vedete, bisogna ragionare con le culture come si ragiona con la roulette. Se voi puntate tutto su un tavolo e vi va male, siete alla rovina. Se invece puntate su più tavoli, se più giocatori puntano su più tavoli, possono cumulare le vincite e le perdite, e alla fine qualcheduno magari azzecca anche la serie fortunata e ripara i danni di altre giocate. Quindi questo è essenziale, che ci siano tanti giocatori e tante giocate e tante culture e tanti modi di abitare la terra, di fare pianeta e di fare noi abitanti adeguati di questo pianeta, perché l'unicità della cultura, l'unicità del progresso, l'unicità della visione del mondo, l'unicità del dogmatismo scientistico, non scientifico, le operazioni degli scienziati sono meravigliose, non sempre quello che hanno nella loro testa, che gli hanno insegnato o non gli hanno proprio affatto insegnato nelle loro università e nei loro laboratori. Ecco, questa unità è il pericolo estremo. Scrive Lévi-Strauss una frase sulla quale non si finirebbe mai oggi di riflettere. Dice: l'unica fatalità, l'unica tara che possa affliggere un gruppo umano e che possa impedirgli di realizzare appieno la propria natura è quella di essere solo,
Già, ma si è soli in tanti modi, si è soli perché non si hanno contatti effettivi, o si è soli perché c'è un solo modo di pensarsi, di esprimersi, di realizzarsi. Veniamo privati così della nostra differenza. Ma allora, vedete, questo tema della differenza lo posso toccare solo en passant, perché il tempo giustamente passa. Questo tema della differenza oggi è al centro, giustamente, di molte considerazioni profonde. Si dice che bisogna salvare la biodiversità. Quello che sto sostenendo qui, che per salvare la biodiversità in senso biologico, naturalistico, bisogna cominciare a salvare quell'altra sua faccia, che per me è la stessa faccia, che è la biodiversità culturale. Se non salviamo la diversità culturale, noi non salveremo nessun pianeta Terra. E d'altra parte, salvare le differenze, il pianeta vive di differenze, eh? Il titolo della mia relazione a questo mira, no? Il pianeta vive di differenze, ma le differenze sono la natura stessa della vita. Riflettete come qualcosa si conserva, perché transita, perché da qui va là. Ma cosa significa che da qui va là? Significa che muta, che deve mutare, proprio per conservarsi. Non può conservarsi se non si modifica, se non si trasforma, se non muta, diciamo la grande parola, se non muore. Perché anche la morte è il più grande strumento della vita. E questo noi, la nostra cultura occidentale, non l'ha pensato, o l'ha pensato troppo poco, altre culture l'hanno pensato. Nella trasformazione c'è la vita, nella dislocazione, che è poi trasformazione in relazione agli altri. Che cos'è la biodiversità? Questo ce lo spiegano benissimo i biologi, no? Se una specie è il cibo di un'altra specie, può salvarsi dalla distruzione solo continuando a cambiare. Ma continuando a cambiare mette nel pericolo della distruzione l'altro, che ha in questo, diciamo per dire in fretta, il suo alimento. Allora cambia anche lui. È quello che succede in ogni momento. Questa è la vita, la continua instabilità, la continua instabilità planetaria, la continua instabilità soggettiva, individuale, personale. Questa è la vita. Dove sentite la parola ontologia, cominciate a sospettare che lì, anche se magari la si agghinda in forme di moda, c'è ancora un vecchio sogno tolemaico, un vecchio incubo tolemaico, nessuna ontologia, ma metamorfosi, trasformazione, continua capacità di portare il pensiero all'altezza della trasformazione. Questo è appunto ciò che noi potremmo chiamare viver bene. Ecco, in questi ultimi minuti io vorrei, per dare qualche esempio di come si debbano pensare insieme, insisto, cultura e natura, storia ed evento del tutto, in quanto evento storico aperto alla trasformazione continua, mi riferirò a delle testimonianze interessantissime che vi leggo rapidissimamente dal mio ultimo libro del Viver Bene. Viver Bene è un'espressione di alcune comunità selvagge, no? Noi diciamo il bien vivir. Ecco, vi ricordo alcune cose che forse alcuni di voi non sanno. Beh, non le sapevo neanche io, sino che non ho letto certi libri. Me ne ricordo uno in particolare molto bello, a cura di Martufi e Vasapollo, Futuro indigeno, la sfida delle Americhe, pubblicato dalla Yucca Book. Ecco, vi leggo questa cosa che sono sicuro molti di voi non la sanno. Nel 2009, per la prima volta nella sua storia, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato la data del 22 aprile, giornata internazionale della Madre Terra. Lo sapevate? Io non lo sapevo. La formula ottimale del viver bene esige oggi, come del resto sempre, più di una prospettiva e un'ampia gamma di punti di vista, anche contrapposti. Il ritorno alla Terra, che è auspicato nella formula
che vi ho letto della Giornata Internazionale della Madre Terra, il ritorno alla Terra è sicuramente e consapevolmente antipodale al modello di sviluppo capitalistico, il che non vuol dire che ne escluda la partecipazione nei suoi aspetti irrinunciabili, positivi. Non è questo, è che il modello non è uno, è che si va come il cavallo, un po' avanti ma anche un po' di lato, ma anche un po' indietro, e bisogna stare attenti come si va, e si deve giocare in tanti, e ognuno deve avere il diritto di giocare sul suo tavolo e non essere invaso da altri che lo costringono a giocare la stessa partita. Ecco, questo ritorno alla Terra è consapevolmente antipodale al modello di sviluppo capitalistico, da molti ritenuto invece modificabile magari nei particolari, ma nella sostanza ineluttabile. Non è vero, non è vero, questa è una menzogna, è una cecità. Ecco, anche qui ci sono dei cieli fantasmatici da sfondare, come diceva Bruno, delle muraglie che impediscono la vista, bisogna ridare la vista ai ciechi, come diceva Bruno. E ancora, la decisione dell'ONU è il risultato delle insistenze del presidente della Bolivia Evo Morales, che nella risoluzione del 22 aprile 2009 dichiarò di ravvisare qui il primo passo di un cammino verso l'approvazione di una convenzione internazionale sui diritti della madre terra. Non ce l'abbiamo ancora, naturalmente, ma questa è una strada di vita, di libertà, di futuro, una convenzione internazionale sui diritti della madre terra. E diceva, il mio movimento si propone un modello produttivo basato sull'equilibrio e sul rispetto della natura, obiettivi che il modello capitalistico, lo diceva già Lévi-Strauss, no? 60 anni fa, non solo non è in grado di garantire, ma che anzi contraddice di continuo. Dal 1992, anno in cui è stato dato il premio Nobel per la pace all'indigena guatemalteca Rigoberta Menchú, poi sentiremo come parla questa Rigoberta Menchú, questa indigena guatemalteca, dice Morales, si è avuto una nuova presa di coscienza da parte delle popolazioni naturali native ed è iniziato un processo di rinascita affinché i popoli e le culture originarie non siano parte di un passato che deve scomparire con l'avanzamento del progetto inteso come sviluppo unico del capitalismo. Ecco come si esprime Rigoberta Menchú, questo premio Nobel della pace, in una locuzione del novembre 2004. Dice, abbiamo fatto una lunga strada, ma abbiamo ancora molto da combattere contro razzismo e indifferenza. Non sono pochi i popoli che si ritrovano soli mentre cercano di vincere la fame, la malnutrizione, l'impossibilità di accedere alle tecnologie. La terra è la nostra madre. Vi ricordate Bruno? Bruno, uguale. È vita, è memoria, è storia. Questo è un indigena. È vita, è memoria, è storia. Questa è la madre terra. Non è semplicemente la teoria del laboratorio di fisica sperimentale. Anche, ma anzitutto è vita, memoria e storia, di cui il laboratorio è una conseguenza, è un capitolo, un paragrafo di quella storia universale, infinita, di cui parlava Bruno. Per difendere i nostri diritti in Guatemala, scusate, non ho finito, è vita, memoria e storia, è il luogo storico dei nostri antenati, bellissimo, no? È il luogo storico del nostro passato, dove c'è anche Dante, tutti i tolemaici, tutti sono in cammino, astronauti con noi nel nostro destino, tutti. Quindi il luogo storico dei nostri antenati è il futuro dei nostri sogni, certo, la madre terra è il futuro dei nostri sogni, che cosa se no? E dice, per difendere i nostri diritti in Guatemala abbiamo subito violenze inumane, abbiamo trovato oltre 3.000 fosse comuni, migliaia sono stati morti, oggi vogliamo riesumare quei poveri corpi, ma non perché cerchiamo vendetta, vogliamo che la terra possa riposare in pace.
La Madre Terra sta proteggendo i martiri, ma noi vogliamo liberarla da questa responsabilità e dare ai nostri compagni una sepoltura dignitosa. Ogni comunità indigena vive vicino a un bosco. Gli alberi producono nuvole, fiumi, bellezze e ricchezze. La nostra cultura è antichissima. Era viva prima dell'arrivo dei colonizzatori. Per noi il centro dell'esistenza è l'equilibrio. Questo oggi vuol dire eliminare il divario tra ricchezza e povertà, dimenticare la superbia. Ecco, questa Madre Terra, Pachamama, è proprio il nome di una lotta contro lo sfruttamento senza regole, contro l'impadronirsi di tutti i territori di una geografia unidirezionale che è diventato il globo, sottomesso alle leggi mercificate del capitale. Vi cito solo un particolare che è talmente grottesco che basta da solo. Le multinazionali hanno imposto il loro marchio sulle sementi e le vendono ai contadini. Vi rendete conto? I poveri contadini devono comprare le sementi delle loro piante, della loro terra, che coltivano loro con le loro mani, perché sono diventate proprietà privata. E qui si apre certamente tutto il grande tema, grandioso tema, di cui il libro che vi dicevo prima, il mio stesso, fa un esame. Il tema dei beni comuni. I beni comuni, cosa sono i beni comuni? I beni comuni originariamente erano le terre comuni, quelle che non erano proprietà di nessuno, dove tutti potevano andare a coltivare le cose senza appropriarsene, e che vennero, come si sa, recintate all'inizio del capitalismo per favorire invece la nascita di una società capitalisticamente indirizzata, no? Con degli effetti straordinari. Ma oggi i beni comuni, il bene comune non è soltanto l'ambiente, evidentemente il bene comune anche lui ha una storia. Bene comune è diventato naturalmente la cultura. La cultura, questo è bene comune, come diceva prima bene il nostro presidente, no? Questo è un bene comune, non può essere alienato. Bene comune è la scuola, bene comune è la salute, bene comune è l'informazione, non soltanto l'acqua, l'aria. Ecco, vedo che almeno su questo siamo d'accordo. Ecco, questi beni comuni, dice Rigoberta Menciù a un certo punto della sua allocuzione, il mercato è una grande cosa, però certo non ho mai visto un mercato che produce acqua, che produce ossigeno. E già, e nemmeno beni comuni. Allora, noi dobbiamo entrare in una nuova relazione con la terra, con il cosmo, e con la storia, con la nostra storia. Dobbiamo ricordarci che ci sono delle cose che non sono merci, che non possono essere merci, che non devono essere merci, perché sono la vita. E la vita comporta la differenza, come dicevo prima, il rispetto, la salvaguardia della biodiversità, se volete dire così, naturale e culturale, ma avete capito molto bene che io metto la storicità di queste nozioni al centro, la diveniente evoluzione. Siamo noi che decideremo cosa fare di questo pianeta a partire dall'essere figli di questo pianeta. E quindi questo pianeta si configurerà nelle sue infinite verità, così come noi avremo la forza di pensarlo e la forza di lavorarlo con la mente, con le mani, come diceva Bruno, con le mani che lavorano la terra, diceva, e con gli occhi che guardano il sole. E diceva il sole perché pensava all'idea del bene di Platone, naturalmente. Questo è il buon vivere, questo è il vivere bene, è il vivere nella consapevolezza che per fortuna la nostra dimora è instabile, è relativa, sì,
è un sistema di relazioni in movimento, di cui abbiamo la responsabilità, di cui siamo il prodotto e il transito, l'anello di passaggio, sicché ognuno di noi è assolutamente importantissimo nella sua differenza e assolutamente, come dire, superfluo nella sua transitorietà. Tutte e due le cose sono vere. Se riusciamo ad abitare un pianeta precario, noi abiteremo umanamente. Smettiamola con la superstizione della morte, con la superstizione della verità assoluta, della verità ferma. Quella è una verità di morte. La verità è pensare come Bruno, alzarsi alla capacità di guardare cos'è questo nostro pianeta, questa nostra storia, questa vicenda incredibile che sta avvenendo oggi su questa nostra terra, sulle infinite battaglie che la attraversano, le innumerevoli possibilità che si aprono, ma anche gli innumerevoli errori che inevitabilmente facciamo, e questa humanitas che deve tornare al centro e che deve essere la cultura comune come bene comune, e non la cultura di una disciplina specialistica, e non la cultura di una sapienza particolare o di una categoria sociale. Questa è la filosofia. Se la filosofia diventa una semplice disciplina universitaria, ha già stabilito la sua morte, il suo isolamento. La filosofia è coscienza della vita, e in questo senso è natura, è Deus sive natura di Spinoza, certo, è la ragione di Bruno, la ragione universale, il fuoco cosmico dell'amore, come diceva lui. La filosofia è la vivificante relazione di tutti gli uomini con tutti gli uomini, di tutte le culture con tutte le culture. La filosofia è il prodotto di una cultura che si apre però alla comprensione di tutte le altre culture. E solo così, e pensateci, è così semplice, solo così è copernicana, solo così diventeremo, Husserl diceva, buoni europei. Io direi, ma rievocando questo motto famoso di Husserl, buoni copernicani. Grazie. È stato prendere.